La prima volta che la vidi fu amore, a prima vista. Federica. Ricordo tutto come se fosse ieri e al solo pensiero sento il cuore travolto da emozioni vivide e intense, emozioni che sanno di carne. Io la guardavo, la ammiravo, la fissavo senza neanche tanta discrezione. Lei era lì, fiera, immobile, con un tocco di altezzosità che non guastava, anzi, le dava un tono di, come dire, ne aumentava il fascino e l'erotismo. Io la corteggiai in silenzio, sì, tenacemente, devotamente, umilmente, anzi, in alcuni momenti mi mostravo quasi supplichevole. Effettivamente, sì, ho anche pensato che le facessi pena. Mi sentivo inferiore. Sì, lo confesso, in certi momenti mi sentivo inferiore, anche se non avrei dovuto, anche se, e mi vergogno a dirlo, mi sentivo piccolo. Beh, non sempre. Forse era per la timidezza, forse per quel senso di impaccio. Dire, non dire, fare, non fare, espormi, non espormi. Io la guardavo e me la mangiavo con gli occhi, quasi la contemplavo, come un pittore che, estasiato davanti a un maestoso tramonto rubicondo, non vede l'ora di dipingerlo e di trasferirlo su una tela. Io ho bisogno di te, pensavo. E sentivo la commozione materializzarsi in un rivolo salato che mi rigava la gota. Lei era bella, sensuale, accattivante, agile, forse un po' troppo magra per i miei gusti, ma era lì che si vedeva che era tonica, forte. Insomma, aveva tutte le giuste rotondità proprio laddove servivano. Energica, severa, ma allo stesso tempo premurosa. Austera e glaciale all'apparenza, ma con un animo nobile e gentile. E che carattere! Sì, emanava sicurezza. Insomma, era un tipo tutta d'un pezzo, ferrea. Federica. Insomma, io la desideravo e la bramavo con tutto me stesso. Sì. Io e lei per una vita, questo immaginavo. Non c'era niente di meglio. E cosa poteva essere? Un sogno? Una chimera? Passò un giorno, due giorni, tre, una settimana. Poi alla fine mi decisi e volli parlarle. Ah, che gran giorno! Fu quel giorno un giorno speciale, il più bel giorno in mezzo a tanti giorni. Solo allora però mi resi conto che Federica non parlava. Ne restai basito e dispiaciuto. Non dispiaciuto perché deluso da lei, per carità, giammai. Rimasi dispiaciuto perché ero profondamente addolorato per lei. Tuttavia Federica sapeva farsi capire, sì, e soprattutto non amava farsi compatire. Vivere con fierezza era il suo motto, anzi, anche con una punta d'orgoglio. Arrendersi prima del momento in cui sia necessario farlo significa arrendersi due volte. Insomma, il suo silenzio saturava l'aria, era sonoro. Delle volte una dolce nenia, altre volte rock allo stato puro. Oh, lei sapeva ipnotizzarmi, veramente. Sì, mi cullava l'animo e il cuore e questo aumentava l'amore che io provavo per lei. Sì, Federica comunicava. Ciao, sono Alberto. Sì, è da un po' di tempo che ti sto guardando. Beh, certo, sì, te ne sarai accorta, di questo ne sono sicuro. Questo ti rende triste? Quello che io ho detto e che ho fatto ti rende triste? Oh, mi dispiace, io non avevo nessuna intenzione di tediarti. Già, che scemo che sono stato. Ma perché mai avrei dovuto pensare che io potevo interessarti? Già, era veramente un'idea stupida. Tu probabilmente, certo, hai già qualcun altro da... Sei meravigliosa. Tu sei meravigliosa. Per il semplice motivo che sei tu che sei meravigliosa. Mi sentivo il cuore pieno di lei.
Avrei voluto donarle i miei occhi per farle vedere come la stavo guardando. Avrei voluto donarle il cuore per farle capire come la stavo guardando in quel momento. Io ho bisogno di te, volevo dirle, ma le parole si fermarono in mezzo alle corde vocali senza neanche produrre il minimo suono. Federica non voleva che mi innamorassi di lei. Appena si accorgeva che qualcuno cominciava a corteggiarla, lei si detestava. Sei troppo severa con te stessa, le dissi, mentre lei sembrava tenermi il broncio. Non possiamo farci niente, non te la puoi prendere se ti sto dicendo che sei diventata importante per me. È la cosa più bella, sentirsi importante per qualcun altro, darsi l'uno all'altro. La nostra vita sarebbe meravigliosa. Cosa c'è di più bello? Avrei voluto fermare il tempo in quell'istante, quell'atmosfera magica. La felicità, secondo me, è quando ogni cosa, ogni momento, ogni profumo, ogni luogo, ci accorgiamo che sta diventando una sontuosa cornice per un meraviglioso quadro d'autore. Queste parole colpirono Federica e fecero breccia nel suo cuore e cominciarono a sgretolare la sua austera rigidità. E la vidi come se questa austerità si stesse sgretolando in tanti piccoli coriandoli colorati. Gialli, arancioni, rossi, celesti, verdi. Lei mi guardò, ci guardò. Quell'attimo emozionante, intenso. Lei era felice. Serena e felice, sì, la vita può essere meravigliosa. E in quel momento Federica acconsentì ad accogliermi tra le sue forti braccia. Qualcuno mi poggiò delicatamente su di lei. E da quel giorno io e Federica non ci siamo più lasciati.